Oggi è la giornata mondiale della radio, è nata a fine 800, un mezzo che resiste, che continua a evolversi e noi vogliamo festeggiarla così. La radio c'è musica e la musica è vita. Ne ha fatta di strada la radio. Da quel primo segnale, che Guglielmo Marconi era il 1895, riuscì a trasmettere nell'etere. Il mondo usciva dal silenzio. La sua voce superava le barriere dello spazio e del tempo. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Nell'ottobre del 1924 in Italia partivano così le trasmissioni radiofoniche. Lunghezza d'onda, metri 425. Oggi, con l'avvento di internet, le radio non catturano più le onde elettromagnetiche, ma catturano ancora la voglia di evasione e di tanta musica. Se dico radio. La radio si sente dovunque, in macchina, a casa. Quanto radio ascolta? Non poco, anche perché il mio percorso da casa al lavoro è abbastanza lungo. Sono oltre 260 le radio in Italia che oggi festeggiano la giornata mondiale. Quelle del gruppo Mediaset, anche quest'anno, si confermano il primo polo radiofonico italiano con quasi 14 milioni di ascoltatori ogni giorno per Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. La musica, grande protagonista, interviste esclusive ma anche pass per i concerti più attesi. La radio per me è come una bellissima moto. Basta mettere della buona benzina, il casco e sognare e viaggiare. E come spiegava tempo fa ai nostri microfoni un grande della radio, Renzo Arbore. È sempre la prima ad arrivare. È la potenza della radio, l'immediatezza, la cosa eccetera. La televisione la devi accendere. La radio accende i ricordi senza bisogno di immagini. Basta la musica. E allora vi ricordo che